Nella ex sala giunta del Comune di Cagliari è stato presentato l'evento che darà il via alla stagione motoristica isolana 2015, il Rally di Cagliari Costa del Sud, prima tappa del Sardegna Rally Cup. Alla conferenza stampa hanno preso parte Barbara Argiolas, assessore alle attività produttive del Comune di Cagliari, Mauro Azzei, presidente della Porto Cervo Racing, Dino Caragliu e Gianni Coda, rispettivamente vicepresidente e organizzatore della Scuderia Smeraldina, Mauro Nivola della Mediterranean Team, Giuseppe De Logu, responsabile Sud Italia e Isole per Yokohama, Ilenia Urru, consigliere del Comune di Pula, Vittoria Mereu della Compagnia di Navigazione Tirrenia e Daniela Pizzalis della Compagnia di Navigazione Mobi. Il Rally di Cagliari Costa del Sud, tutto su terra, valido per la prima delle 6 tappe del Sardegna Rally Cup in programma il 7 e 8 marzo, è organizzato dalla Porto Cervo Racing e dalla Mediterranean Team. Cagliari sta sostenendo l'evento con il supporto logistico e con la volontà di dare grande sostegno a questo tipo di manifestazioni, come ha sottolineato l'assessore del Comune di Cagliari, Barbara Argiolas. Beh, quest'anno insomma ci stiamo impegnando. Diciamo che la città oramai è pronta, cittadini, imprese, amministrazione. Un grande impegno, speriamo che sia una 2 giorni importante e straordinaria per tutti. Oltre a Cagliari, stanno sostenendo fortemente l'evento la provincia del Capoluogo, la provincia di Carboni Iglesias, i comuni di Pula, Capoterra, Assemini, Sant'Adi, Teulada, Domus de Maria, Sestu e Selargius. La Regione Sardegna, la Capitaneria di Porto e l'Autorità Portuale e il supporto dell'Automobile Club Cagliari e dell'Associazione AC Cagliari per lo Sport. Alla conferenza stampa per il Comune di Pula era presente il consigliere comunale Ilenia Urru. Assolutamente sì, come già detto in conferenza, crediamo tantissimo nel turismo anche che arriva sicuramente anche con lo sport, quindi ben vengano queste manifestazioni, in bocca al lupo a tutti, che è una buona garanzia per tutti. In occasione della conferenza stampa di presentazione del Rally di Cagliari Costa del Sud, la Porto Cervo Racing, la Mediterranean Team e la Yokohama Italia hanno presentato il campionato Sardegna Rally Cup, un anno intero di gare ed emozioni. L'evento è creato dalla passione della Porto Cervo Racing Team e della Mediterranean Team, che insieme a Yokohama Italia hanno dato vita alla neonata serie di gare. Il campionato Sardegna Rally Cup sarà uno spettacolo nello spettacolo. Consiste in una sfida contro il cronometro che si combatterà tutta nel 2015, sviluppandosi sulla disputa di 6 rally che prevedono tutti i fondi, su asfalto con 4 gare e su fondo sterrato con 2 gare. I percorsi sono quelli spettacolari dell'isola nelle province di Cagliari, Carboni Iglesias, Nuoro, Olbia Tempio, Oristano, Ogliastra e Sassari. Ecco le tappe del Sardegna Rally Cup. Il 7-8 marzo, come detto, il Rally di Cagliari Costa del Sud, su terra. Il 23 e 24 maggio, il Rally d'Ogliastra, su asfalto. A luglio, il Rally Isola di Sardegna, sempre su asfalto. Il 3 e 4 ottobre, il Rally del Lago Modeo, su terra. Il 7 e 8 novembre, il Rally Terra Sarda, su asfalto. Ed infine, il 5 e 6 dicembre, il Rally di Sassari Città Regge, sempre su asfalto. Abbiamo intervistato Gianni Coda della Porto Cervo Racing e Giuseppe De Logu, responsabile Sud Italia e Isole della Yokohama Italia. Ma ormai siamo arrivati alla fase della presentazione di questa meravigliosa gara. Sicuramente in termini di sacrifici per l'organizzazione di questo ci è costato abbastanza, però viste le prove, visto il territorio, sicuramente ne è valsa la pena arrivare sino a qui oggi. Sì, il Sardegna Rally Cup è un campionato che di 6 gare, appunto come sicuramente già Gianni ha anticipato, 6 gare, 2 terra e 4 asfalto. È un campionato in cui mettiamo a disposizione, non so se per la prima volta, comunque sicuramente in maniera abbastanza importante, dei premi rilevanti che vanno non sicuramente a inficiare tantissimo su quello che è la
parte economica dei concorrenti e dei piloti. Tutti gli equipaggi possono partecipare, tutti gli equipaggi hanno la possibilità di vincere il premio finale, anche perché i premi finali in denaro poi alla fine, che sono, ripeto, molto importanti, possono essere vinti da tutti gli equipaggi indistintamente, a partire dalle classi superiori alle classi inferiori, quindi tutti hanno la possibilità di vincere questo bellissimo trofeo. Sentiamo ora il presidente della scuderia Porto Cervo Racing, Mauro Azzei. Sì, accendiamo i motori in questo bellissimo territorio del Campidano con anche la provincia Iglesias Carbonia, un rally dopo 10 anni, insomma siamo prontissimi, una bellissima manifestazione e qui va chiaramente un ringraziamento alla Mediterranean Team per un percorso veramente mozzafiato e soprattutto a tutti gli enti, comuni di Cagliari e gli altri comuni coinvolti in questa bella manifestazione, perché veramente merita, ripeto, il territorio. La gara avvertirà su 2 giorni, 3 con le verifiche tecniche e sportive, e sono presenti i migliori piloti in Italia su questa specialità. Cosa vogliamo di più? Aspettiamo il pubblico numeroso e presente a questa bellissima manifestazione. Dopo 10 anni il rally, diciamo, del Sulcis è di Cagliari, quindi vi aspettiamo tutti quanti. E il sabato la prova speciale è Capoterra Sant'Adi e poi Teulada Domus de Maria. Alle 11.40 e alle 15.35 gli appassionati potranno vedere la prova di Capoterra Sant'Adi e dalle 13, e alle 13 e alle 16.55 la prova speciale del Teulada Domus de Maria. Sulcis merita veramente questa prova speciale, merita questo rally perché è un territorio stupendo. Il giorno dopo, l'8 marzo, saremo presenti invece nella prova speciale di Sestus Largius, molto bella anche questa da vedere, vi aspettiamo numerosissimi in questa bella manifestazione.